È il 12 aprile 1961. Il 27enne sovietico Yuri Gagarin è il primo uomo a volare nello spazio. Il volo, effettuato all'interno della navicella Vostok 1, rimane intorno al nostro pianeta per 88 minuti. È un evento epocale per la storia dell'umanità. A 50 anni di distanza da quel giorno straordinario si è svolto alla Sapienza un convegno intitolato «E adesso ancora in volo», organizzato dalla prima università romana e dalla fondazione Ruskij Mir. Durante la conferenza ci sono stati diversi collegamenti con l'università di Tomsk, in Siberia. Come nasce questa iniziativa? Ma l'iniziativa nasce intanto dal fatto che sono i 50 anni del volo di Gagarin, dal fatto che la Sapienza, come si è visto durante questi lavori, ha una grandissima esperienza, non nel volo umano ma in tutto quello che è intorno al volo umano, importante. Poi avremo la mostra, poi speriamo di fare un'altra giornata con gli studenti, quindi varie iniziative per ricordare questo evento. Cosa ha significato per la storia dell'uomo il volo di Yuri Gagarin? Significato rompere dei vincoli che ci tenevano ancorati alla terra, all'atmosfera e dimostrare che si poteva andare al di là. Forse è stato un volo che ha creato delle illusioni. All'epoca si immaginava un futuro nello spazio in cui l'uomo avrebbe potuto davvero dominare non soltanto la Terra ma gli spazi extraatmosferici, la Luna. Forse erano delle illusioni, ma erano delle illusioni che hanno portato a dei grandi risultati. Nato nell'allora Unione Sovietica nel 1934, Yuri Gagarin cresce in una di quelle collettività aziendali sorte nel paese sul finire della rivoluzione del 1917. Nel 1957 l'URSS lancia nello spazio lo Sputnik 1, con all'interno un essere vivente, la cagnetta Laika. Si gettano le basi per i primi voli spaziali con esseri umani a bordo. Nel 1961 tocca al volo di Yuri Gagarin e l'astronauta viene accolto in patria come una celebrità. Una celebrità che però dura poco. Gagarin muore a 34 anni in seguito a un incidente di volo. Com'era Yuri Gagarin? Ah, Yuri Gagarin certamente è un personaggio incredibile. Conoscendo un paio dei suoi amici cosmonauti, ho avuto idea che questo è anche un personaggio enigmatico. Nel senso che non riesco a capire l'enigma di questo grande uomo, coraggioso, intellettuale. Esiste ancora il mito di Yuri Gagarin? Sì, sì, assolutamente. Posso testimoniare che il mito di Gagarin ha resistito benissimo questi 50 anni. Ha superato tranquillamente cadute di diversi sistemi molto più grandi. Ha superato il crollo dell'ideologia comunista. L'esperienza di Gagarin avvenne in piena epoca guerra fredda e segnò un grande traguardo per l'Unione Sovietica. Lei ha detto: Yuri Gagarin rappresenta qualcosa di importante. Sì, l'ha rappresentato perché era acceso le fantasie. Ricordiamoci che rispetto all'impresa di Gagarin poi si mise in moto negli Stati Uniti attraverso poi il grande programma che fu portato avanti, dato impulso da John Kennedy, e una rincorsa spaziale che ha portato straordinari benefici a tutto il mondo della tecnologia, di compreso anche questioni imprecisate allora, tipo per esempio le telecomunicazioni, tipo per esempio l'informatica. A 50 anni di distanza da quel 12 aprile 1961 la ricerca aerospaziale ha fatto grandi passi in avanti e questo lo dobbiamo anche a Yuri Gagarin. Lei ha detto: la missione di Gagarin ha cambiato la vita dell'uomo sulla Terra. Assolutamente lo penso, sono molto convinto per quello. Le attività spaziali sono oggi scontate, diciamo così, che quando noi vediamo un lanciatore che parte sembra una cosa assolutamente semplice. In realtà non c'è niente di più complicato, di più delicato di una attività di questo tipo.